Ma il manubrio della moto, come va regolato? Adesso te lo dico io. Di base la regolazione standard del manubrio va fatta con l'asse forcella. Praticamente il manubrio deve essere perfettamente in asse con le forcelle, come vedete in questa linea qui. Ma noi questa regolazione possiamo andare a variarla. Avete mai fatto caso che sui manubri ci sono queste scritte qui? Sono i gradi con cui noi possiamo andare a muovere in avanti o indietro il manubrio. Basta allentare questi viti qui. Adesso io ho ancora i riser originali. Molti di voi sicuramente non hanno queste piastre qui, ma hanno i due cavallotti, diciamo classici, che sono sulle moto. Andando a inclinare il manubrio, che cosa cambia? Se io per esempio lo spostassi in avanti, avrei un carico maggiore di peso sull'asse anteriore, quindi questo si traduce in un anteriore più solido che tende a scivolare di meno. Di contro però avrò uno sterzo che nei rettilinei tenderà a chiudere, perché il mio peso sarà molto più caricato sull'anteriore. Viceversa invece se vado a girare il manubrio verso di me, così avrò un anteriore più scarico, darò più peso in base al mio baricentro sulla ruota posteriore. Quindi avrò un inserimento in curva, diciamo più difficoltoso, con la ruota che tenderà a scivolare, ma un ottimo grip nei rettilinei sulla ruota posteriore. Un assetto del genere, con le dovute modifiche che vi spiegherò nel prossimo video sul mono, potremo sfruttarlo in una pista magari di sabbia. E viceversa, se noi spostiamo più in avanti, potremo an andare meglio in una pista più dura con più curve. Quindi, io spero di essere stato chiaro con questo video. Noi ci vediamo nel prossimo, dove affronteremo la regolazione delle sospensioni davanti e dietro, gli affondi o quant'altro. Se ancora non l'hai fatto, mi raccomando, iscriviti sul mio canale. Noi ci vediamo settimana prossima.